Si tenta di ripartire, ma non è facile. Lo sanno i tedeschi che ieri ad Hannover hanno scelto di cancellare la partita amichevole fra Germania e Olanda, evacuando il pubblico che già era sugli spalti ed evitando alla cancelliera Angela Merkel di raggiungere il suo posto in tribuna d'onore. Rischio concreto di un attentato. Per molte ore il mondo ha guardato a quel che stava accadendo nella città tedesca, temendo la ripetizione dell'attacco allo Stade de France parigino. Si parlava di un congegno, poi di un pulmino carico di esplosivo mascherato da ambulanza, poi di un sospetto fermato. Solo nella notte il cessato allarme, ma nessuno ha recriminato per l'incontro non giocato. La linea del governo di Berlino è di evitare in modo drastico qualsiasi rischio ed è evidente che i rischi maggiori derivano dagli eventi che veicolano nello stesso spazio migliaia di persone e quindi in primis le manifestazioni sportive. Il giorno prima era stata soppressa sul nascere a Bruxelles l'altra amichevole di lusso fra Belgio e Spagna. C'è stato spazio solo per la grande cerimonia di Wembley, la Marsigliese a Londra prima di Inghilterra-Francia, i fiori e la presa di coscienza di una tragedia esternata su un campo da calcio, una testimonianza pressoché isolata, già perché in gran parte d'Europa non c'è nemmeno spazio per esprimere solidarietà o tornare ai normali gesti di tutti i giorni. A Londra è stata evacuata una stazione della metro, non era terrorismo, ma un uomo che dava in escandescenza. Un'altra minaccia si è presentata su un treno Intercity, ancora ad Hannover, treno bloccato nella stazione e sgombrato per la presenza di un oggetto sospetto. Preoccupazione anche in Svezia, dove il livello di allerta è salito a 4 su una scala di 5. Significa che sussiste, a giudizio della polizia, un'alta probabilità che ci siano persone con intenzione e capacità di portare avanti un attacco. Ma la tensione sale anche sulle coste meridionali francesi, in una base navale nei pressi di Tolone per la presenza di un veicolo sospetto che gli artificieri faranno esplodere. E naturalmente i voli. Non si dimentica l'aereo russo fatto saltare sopra il deserto del Sinai e dopo una segnalazione anonima di un allarme bomba, nella notte due velivoli Air France diretti a Parigi, partiti dagli Stati Uniti, da Washington e Los Angeles, sono stati fatti atterrare agli scali di Halifax e Salt Lake City.